Attenzione! Il seguente video contiene materiale che potrebbe urtare la sensibilità dei soggetti impressionabili. Tutte le informazioni proposte sono realmente accadute e consultabili su Wikipedia. Ciao, sono Daniele Dasenmatte e sulla base delle 100 cose che non sai, oggi voglio proporvi un contenuto bonus. Non voglio fare il classico video sui misteri basato su leggende metropolitane. Ogni mistero che vi proporrò oggi è consultabile su Wikipedia e ognuno di questi misteri rimangono a tutt'oggi ancora irrisolti. Avete mai sentito parlare di Lady Babushka? Lady Babushka è un soprannome dato ad una donna presente il giorno dell'omicidio di Kennedy. Ad oggi è l'unica donna a non essere stata identificata dall'FBI quel giorno. Nessuno sa chi sia la donna vestita in giallo presente in queste foto. Tra il panico generale, è l'unica persona che mantiene la calma e si muove con nonchalance. Il nome Lady Babushka gli è stato dato a causa del foulard che portava intorno alla testa, ricordante il modo di vestire delle signore anziane russe, ovvero Babushka. Le teorie a riguardo sono molte, ma sicuramente una delle più affascinanti è che si tratta di una viaggiatrice del tempo. Dalle foto, la donna sembra che stia filmando tutto l'accaduto da uno smartphone. E le persone testimoni quel giorno testimoniano che la donna stringesse in mano una fotocamera al momento dell'omicidio di Kennedy. Nel 1970 una donna dal nome Beverly Olive asserì di essere lei Lady Babushka, ma le incongruenze raccontate erano troppe e non poteva trattarsi della stessa persona. Ancora oggi il mistero rimane irrisolto. Fairy Circles. I cerchi delle fate sono macchie circolari di terra sterile. Variano dai 2 ai 15 metri di diametro e si estendono dal deserto della Namibia fino al nord occidentale del Sudafrica. Questi cerchi hanno un ciclo vitale di circa 24 anni e sono un fenomeno solo parzialmente risolto. Due leggende diverse danno una spiegazione a questo fenomeno. La prima asserisce che questi cerchi siano le impronte del dio Mukuru, divinità del popolo degli Himba. La seconda parla di una creatura simile ad un drago che vivrebbe nel sottosuolo. Il suo respiro velenoso fa risalire un gas che farebbe morire le piante e renderebbe sterili i cerchi. Gli scienziati teorizzano che questi cerchi siano causati dalle termiti della Namibia, che divorando le piante renderebbero sterile il terreno, realizzando poi il loro nido. Questa spiegazione, per quanto scientifica, rimane comunque una teoria che soffre di un limite. Nessuno sa spiegare perché questi cerchi abbiano una forma circolare quasi perfetta. L'avvistamento di Phoenix. 13 marzo del 1997 a Phoenix, in Arizona, avvenne un doppio avvistamento collettivo di luci nel cielo. Il primo avvistamento fu di luci in formazione a triangolo, mentre il secondo di luci stazionarie nel cielo. E stiamo parlando di ben 10.000 testimonianze umane. Come in quasi ogni caso di avvistamenti UFO, il fenomeno viene attribuito a forme extraterrestri. Il paradosso di Enrico Fermi pone una domanda. Se gli alieni esistono, perché non li abbiamo mai visti? La risposta a questa domanda potrebbe risiedere nell'equazione di Drake. Quindi, o siamo effettivamente soli nell'universo, o le altre civiltà sono troppo lontane nello spazio e nel tempo, o semplicemente non vogliono comunicare con noi. Mitch Stanley, osservando il primo avvistamento con un telescopio dobsoniano, dichiarò che si trattava semplicemente di aerei militari in formazione. Il secondo avvistamento, invece, fu spiegato direttamente dalla US Air Force e venne definito come una serie di flare lasciati da 4 aerei militari. Il problema è che la forma, la traiettoria e l'orario in cui avvenne questo avvistamento non possono corrispondere a questa spiegazione militare. Di conseguenza, il mistero è ancora aperto. Eliza Lam. Nel 2013 una studentessa canadese è stata ritrovata annegata e completamente nuda in una cisterna d'acqua del Cecil Hotel di Los Angeles. Non è stato commesso nessun omicidio e la parte più misteriosa della sua morte è legata ad un video registrato dalle telecamere di sicurezza che riprendono i minuti antecedenti alla sua morte. Osservando che le porte dell'ascensore non si chiudono, Eliza si guarda intorno come se stesse aspettando o fosse inseguita da qualcuno. La parte ancora più inquietante sono i movimenti quasi inumani che comincia a fare con le braccia e le mani. Come sempre in questi casi si parla di presenze demoniache ed è difficile credere ad un suicidio per diversi fattori. L'accesso alla cisterna d'acqua era protetto da un allarme che non è scattato. Il serbatoio è stato richiuso dopo l'ingresso di Eliza,
azione impossibile da fare dall'interno. E le telecamere di sicurezza non hanno avvistato nessun'altra persona. Eliza Lam soffriva di disturbi bipolari e assumeva 4 farmaci prescritti per tenere a bada la sua depressione. Questo spiegherebbe i comportamenti filmati nel video, ma il problema è che dopo l'autopsia il coroner non ha trovato tracce né di droghe né di alcol. Ancora oggi la sua morte rimane un mistero. Black Knight. Il Black Knight è un detrito spaziale o un satellite che orbita intorno alla Terra. I suoi avvistamenti sono comunque incerti. Pare che Nikola Tesla raccolse i suoi segnali provenienti dallo spazio nel 1899. Successivamente, nel 1954, la US Air Force dichiarò di aver trovato 2 satelliti in orbita intorno alla Terra. Fatto impossibile, perché all'epoca non esistevano ancora satelliti artificiali. Secondo le teorie, il Black Knight è un satellite extraterrestre inviato sulla Terra 13.000 anni fa per monitorare l'umanità. Il fatto misterioso è che questo satellite sia bloccato in orbita polare, ovvero le orbite che spesso sono utilizzate proprio per mappare la Terra, catturando immagini delle condizioni vitali del pianeta. Ancora oggi è difficile capire se si tratta di un semplice detrito o di un satellite. La NASA asserisce che si tratta solo di spazzatura spaziale, ma queste dichiarazioni vanno a scontrarsi con quelle fatte in passato. E la grande attenzione da parte loro dedicata proprio al Black Knight. OPART. OPART è un acronimo inglese che significa Out of Place Artifacts, ovvero manufatti fuori posto. È un termine che si riferisce ad oggetti storici anacronistici. Per farla breve, reperti che non possono appartenere all'epoca in cui risalgono, perché ritenuti troppo futuristici. Ci sono 2 teorie riguardanti le OPART. La teoria dell'alternanza delle città evolute, ovvero sulla Terra si sono sviluppate civiltà tecnologicamente evolute che sono sparite con le grandi estinzioni di massa conosciute. Mentre l'altra è la teoria degli interventi alieni o antichi astronauti, civiltà aliene che hanno contribuito allo sviluppo tecnologico della razza umana. Esistono svariate OPART che tutt'oggi non hanno una spiegazione scientifica. Ad esempio, i complessi edificati con blocchi di diorite in Perù sono modellati con una precisione incompatibile con la tecnologia dell'epoca. Puma Penku, ovvero la porta del puma, sono strutture megalitiche in arenaria il cui trasporto è impossibile senza attrezzature tecnologiche. Le rovine di Nan Madol, anche nel caso di questo tempio, non si riesce a risalire precisamente da quale popolo e con quali tecnologie sia stato costruito. Il mortaio con pestello, rinvenuto nella Table Mountain, che hanno tra i 33 e i 55 milioni di anni, età impossibile per questo tipo di artefatto. Le nanospirali, ovvero oggetti dalla grandezza di pochi millimetri realizzati in rame, tungsteno e molibdeno, un antico esempio di nanotecnologia. La protesi metallica in ferro lunga 23 cm nella gamba della mummia del sacerdote Usermontu, risalente alla 26esima dinastia egizia. Si tratta certamente di artefatti molto interessanti e unici nel loro genere. Inizialmente scambiati per oggetti non appartenenti al loro periodo storico, sono poi stati smentiti dalla scienza dimostrandone la loro effettiva appartenenza. Ma rimane comunque un dato di fatto che le OPART che vi ho citato prima non hanno ancora ottenuto una spiegazione scientifica acclarata. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e se conoscete altri misteri irrisolti. Sono Daniele Tasselmatter e se il video non vi è piaciuto, magnema, prendetevela con Wikipedia. Vi mando tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California, e noi ci rivediamo martedì con un nuovo video e venerdì con una classica puntata. Ciao!